Le urla di mamma Giorgetta dinanzi al casolare, in cui è stata ritrovata la figlia, attesi gli esiti dell'autopsia sul corpo di Andrea Rabciuk. L'avvocato del fidanzato Simone non si è mai contraddetto. Papà 39enne muore dopo l'incidente, Matteo Monti lascia moglie e due figlie, viveva a Monteurano ma era originario di Servigliano, è spirato al Torrette dopo lo scontro a Piane di Rapagnano. Mattarella in visita alla comunità di Bottega, increduli i residenti della piccola frazione prima di raggiungere la Vitri Frigo Arena. Il presidente ha fatto tappa nella località di Vallefoglia. Ancona, ora battiamo il Cesena, la carica del presidente Tiong dopo il 2-1 di Pineto. La Samb si gode i rinforzi invernali, senigallesi, Touré e Fabbrini. 500 biglietti ai tifosi rossoblu per il match di Fano. Ben ritrovati insieme ad un nuovo appuntamento con il nostro TG Marche. In apertura ancora il giallo della scomparsa e della presunta morte di Andrea Rabciuk dopo il ritrovamento di un cadavere in un casolare a Castelplanio. Vi mostriamo un documento video molto toccante, le immagini della mamma, le grida disperate della mamma di Andrea proprio all'arrivo al casolare degli orrori. E poi al nostro microfono anche la testimonianza del fratello dell'uomo che ha rinvenuto il corpo. Sentiamo. Perché? Perché mettere un criminale che mi ha fatto mia figlia? Perché mi hai fatto? Scrivi su Facebook! Scrivi su Facebook! E tu scrivi e prendo io! Ma io come sono? Sono una madre disperata da due anni che ho mia figlia! Ma come è possibile? E diventi il cliente! Come è possibile? Ma siete sicuri che è mia figlia? Ma siete sicuri? Siete sicuri che è lei? Odarci non è mia figlia! Odarci non è lei! Queste immagini parlano da sole, esprimendo l'atroce dolore e la disperazione con la quale Giorgetta Crocianu, giunta al casolare di Castelplanio nella notte, chiede ripetutamente ai carabinieri: siete proprio sicuri che sia proprio lei? Me l'hanno ammazzata! La mamma di Andrea è rimasta lì solo pochi minuti, successivamente, sorretta dal compagno dei carabinieri, è stata riaccompagnata a casa in attesa delle conferme dell'esame del DNA, senza farla avvicinare al cadavere. Il casolare, dove è stato ritrovato un corpo ridotto quasi ad uno scheletro, era nascosto a meno di un chilometro dalla roulotte, dove la ragazza aveva partecipato ad una festa con il fidanzato e una coppia di amici, la notte del 12 marzo del 2022. Era qui, nel rustico di proprietà di due fratelli residenti a Moglie di Maiolati, che lo usavano come appoggio di rimessa per la legna in una parte dell'immobile inagibile, con la porta chiusa e finestra rivelta. Il fratello dell'uomo, che ha fatto la macabra scoperta, racconta l'accaduto. È stata chiusa dall'interno, non si apriva mai, capito? Bisognava passare all'interno dietro per aprirla. Cioè tu non è che arrivi e puoi aprire la porta. La porta è chiusa dall'interno, quindi devi entrare nella casa principale, fare tutto il giro. Infatti come sta persona si è arrivata lì dentro, boh. C'erano anche i cani molecolari, capisci? Vai a pensare che posta lì. Se poi ce l'hanno portata in un secondo momento. Se è lei, io non ho ancora capito chi è. No, penso che sia quella ragazza. Ed ora ascoltiamo invece le parole dell'avvocato di Simone Gresti, che resta l'unico indagato per omicidio volontario, Emanuele Giuliani, che nel precedente video veniva attaccato proprio dalla mamma di Andrea. Il legale ribadisce che il suo assistito non si è mai contraddetto, si dice estraneo ai fatti. Il mio assistito ovviamente è rimasto scioccato nell'immediatezza della notizia che purtroppo ho dovuto dargli io sabato sera. E cioè, chiaramente sono momenti in cui ci sono dei sentimenti contrastanti. Da una parte profondamente addolorato, perché comunque ha visto concludersi in maniera tragica, no? Una vicenda che riguarda una persona con la quale era legato affettivamente. E poi oltre a questo c'è tutto quanto il retroscena della sua situazione personale, che chiaramente oggi insomma prende una piega diversa.
questo risulta già dal cambio del reato che gli viene contestato. Chiaro, bisognerà vedere cosa emerge dagli elementi raccolti dalla procura. Lui continua comunque a professarsi assolutamente estraneo ai fatti, non ha mai cambiato versione, è sempre stato coerente con quello che ha detto e non si è mai contraddetto, quindi vediamo, faremo il processo eventualmente. Nicola Sera conferma la dinamica già che si è allontanata volontariamente e da quel momento lui ha perso le tracce. Ecco, lei però era sulla scena quella notte, insomma, ha visto anche la mamma e le sue strazianti urla, insomma, cosa ha pensato in quel momento? Cioè, una cosa, io sono padre, quindi non posso che essere vicino a lei, anche se chiaramente lei mi identifica come, no, irresponsabile o comunque colui che sta cercando di difendere chi per lei sarebbe indifendibile. Io quindi dalla parte mia da tutta la comprensione, la vicinanza, e non so proprio come, anzi magari sfrutto proprio queste occasioni per far capire che, cioè, siamo veramente tutti quanti profondamente colpiti del dolore che sta provando. E a Monte Carotto, da dove era sparita Andrea 22 mesi fa, si parla solo del ritrovamento del corpo al casolare con pareri molto diversi da parte dei residenti. Le ha raccolti per noi Ciro Montanari. A Monte Carotto non si parla di altro e la gente, comprensibilmente sconvolta, ha pareri diversi sugli sviluppi delle ultime ore. C'è chi difende il fidanzato di Andrea e chi ha altri pensieri. Opinione diffusa è che il corpo ritrovato sia stato portato al casolare successivamente. Ecco le voci della gente. Io conosco Simone da un po' e non, sinceramente non mi sembra la persona che stanno accusando. Per me c'è stata portata. In un secondo momento, quindi? In un secondo momento, perché mi sembra impossibile che non hanno verificato prima, 2 anni fa, la storia, diciamo. Meglio aspettare poi dopo per vedere come sono realmente. Che l'hanno riportata praticamente in quel casolare. Lei dice che è stata riportata? Sì. È convinto di questa cosa? Sì. E quindi chi potrebbe essere stato? Io penso che sia il coso, come si chiama, il fidanzato. Lei ha questa convinzione? Sì. Non mi ha sorpreso che la trovava adesso dopo tanto tempo, visto che era così vicino al luogo dove era scomparsa. Che ne pensa, che le sia fatto? Non ne so niente, non c'ero. A me non... Io, niente, vai, arrivederci. Un po' sì di se stessa. Una situazione che ha sconvolto tutto il paese. Sì, anche tu, la comunità qui. È una vicenda molto, diciamo, triste e anche un po' misteriosa, ecco. Misteriosa perché potrebbe essere stata portata in un secondo momento? Sì, da quello che si dice, quella casa era già stata precedentemente visitata coi cani molecolari, ho sentito, quindi praticamente in un secondo momento sarebbe stata portata lì. Mi dispiace per questa faccenda, è una cosa brutta che lascia un segno brutto a tutti i cittadini. Mi dispiace. Diciamo che io ho 2 figlie, sono per giù l'età di quella ragazza, quindi è bruttissimo. Lei che pensa? Che idea si è fatta in generale? Io spero che si sia sentita male, soprattutto perché se si è sentita male è ok, ci può anche stare. Se è stata ammazzata, sinceramente, è una roba non bella. Continuiamo con la cronaca, altro sangue sulle strade, è morto all'ospedale di Torrette il 39enne Matteo Monti, era rimasto coinvolto in un incidente venerdì notte a Piane di Rapagnano. Tanti messaggi di cordoglio sui social, anche da parte del sindaco di Servigliano dove era nato, ma sono 2 le comunità in lutto, anche quella di Monteurano dove viveva con la moglie e 2 figlie. Messaggio di cordoglio anche da parte del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Monti era infatti iscritto e attivo nel partito della Meloni. Non ce l'ha fatta Matteo Monti. Il giovane papà di 39 anni è rimasto coinvolto in un tragico schianto venerdì notte a Piane di Rapagnano, in provincia di Fermo.
Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime, tanto che dopo l'arrivo all'ospedale di Fermo, i medici ne avevano disposto il trasferimento al nosocomio regionale di Torrette ad Ancona, dove purtroppo questa mattina è deceduto. Matteo, originario di Servigliano, si era trasferito a Monte Urano dopo il matrimonio con Katia, dal quale sono nate due bambine. Matteo, che era titolare dell'azienda Big Data, che si occupa di consulenza informatica, era attivo politicamente con Fratelli d'Italia, a cui era iscritto da anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto tutto il coordinamento provinciale del partito di Giorgia Meloni, che ha espresso grande cordoglio. È una notizia tragica, mi lascia senza parole la scomparsa del mio caro amico Matteo Monti, non solo una persona che era sempre al servizio del partito, ma è una persona che era nella società un punto di riferimento. Non ho parole per descrivere questa profonda e immane tragedia e sono vicino alla moglie, alle sue due bambine e alla famiglia. La comunità tutta e anche la comunità politica di Fratelli d'Italia perde veramente una persona di grande spessore. Rinnovo a nome mio e di tutto il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia del Fermano alla famiglia di Matteo Monti e alla moglie le mie più sincere e profonde condoglianze. Tantissimi anche i messaggi su Facebook di vicinanza alla famiglia e di dolore che amici e conoscenti hanno voluto affidare ai social. I funerali non sono ancora stati fissati e si attende il rientro della salma da Ancona per l'apertura della camera ardente. E chiede verità e giustizia Michele Sibillo, compagno di Stefania Camela, la sanbenedettese 47enne deceduta dopo una rinoplastica eseguita in una clinica milanese. È stato ospite nella puntata odierna di Vera Mattina. Sentiamo. Sono state giornate un po' difficili, complicate, quelle giornate in cui non riesci a capire veramente il perché e senti una mancanza enorme. Non si dà pace Michele Valerio Sibillo, il compagno di Stefania Camela, la 47enne sanbenedettese è deceduta lo scorso dicembre, 48 ore dopo l'intervento al naso al quale si era sottoposta. Una morte improvvisa, assurda. Stefania, dice Michele, intervenuto nel corso della nostra trasmissione Vera Mattina, era sana come un pesce. Stefania era una sorta di inno alla vita, dico io, un inno alla gioia perché era ipersportiva, attenta a tutto ciò che faceva, controllava i bugiardini dei vari farmaci e prodotti che comperava, si allenava almeno dalle 4 alle 5 volte a settimana. Attenta anche nella scelta della struttura e dello specialista che l'avrebbe operata. Nella realtà ha scelto, oltre che la clinica milanese, ha scelto il medico, quindi il chirurgo che la doveva operare, quindi quella è stata la sua scelta fondamentale. Dopo che ha fatto una serie di controlli e verifiche a livello nazionale di quelli che erano i medici, gli otorini più quotati, più gettonati. Le sue parole sono sempre state: no, io ho paura perché se faccio un intervento del genere, faccio un'anestesia generale, io muoio. Quindi queste sono sempre state le sue affermazioni. Alla fine ha scelto questo, decise, è andata avanti un po' per quella che era la sua scelta, perché si è affidata molto a questo signore che comunque l'ha preso in cura. Il giorno prima dell'intervento Michele chiede al chirurgo ulteriori chiarimenti sull'eventuale somministrazione di un anticoagulante. E io gli faccio sempre la stessa domanda: dottore, ma è sicuro? Non sarebbe meglio fare un'eparina? No, non si preoccupi. La terza volta lui mi guarda e mi chiede che lavoro faccio. Io gli dico la mia professione. Ma lui guarda in faccia e dice: guardi, lei continui a fare il suo lavoro, io faccio il mio. Uscita dalla sala operatoria, Stefania viene dimessa dopo 4 ore. La sera dopo, in albergo, ha difficoltà a respirare. La mattina dopo, mentre stanno per lasciare l'hotel, la 47enne si accascia a terra. Morirà poco dopo, in ospedale. Il suo ultimo pensiero è per Michele. Quando si è accasciata, si preoccupava che avevo dimenticato delle ciabatte in camera. È stato per te il suo ultimo pensiero? A Michele non restano che i ricordi di 3 anni meravigliosi.
durante i funerali di Stefania, la sua ultima promessa. E io quella verità e giustizia la cercherò fino alla fine. E non mi fermerò finché non riuscirò ad averla. Ed ora torniamo a parlare invece del suicidio in carcere del 25enne Matteo Concetti. La mamma del giovane di origini fermane chiede giustizia per suo figlio che è uscito da Montacuto dentro una bara. Nessuno ha ascoltato il suo grido di aiuto, ha scritto. Quando la mattina aprite gli occhi, abbracciate i vostri figli o nipoti. Pensate a Matteo Concetti che non respira più, alla sua famiglia. Nulla, se non l'ottenere giustizia, potrà lenire il nostro dolore. Parole piene di dolore, quelle scritte da Roberta Faraia, madre del detenuto 25enne morto suicida nel carcere di Montacuto ad Ancona. Il giovane di origini fermane è stato la prima vittima nelle carceri italiane di questo 2024 e ha fatto molto discutere anche perché soffriva di problemi psichiatrici. Mio figlio ha varcato quel cancello con le sue gambe che tanto volevano correre e ne è uscito in una bara, aggiunge la madre. Sono tante le cose che potrei dire dell'ultimo giorno in cui ho incontrato mio figlio, come anche dei precedenti colloqui avuti con lui presso la struttura carceraria, ma non è ancora il momento. Sono certa che le indagini in corso chiariranno la responsabilità di quanti non hanno voluto fare nulla per ascoltare il suo grido d'aiuto. Matteo, quel 5 gennaio, quando è stato ritrovato cadavere in bagno, era in cella di isolamento, seppur avesse manifestato intenti suicidi, come scritto nero su bianco dal legale del ragazzo al carcere 8 giorni prima della tragedia. Sua madre Roberta, che finora era rimasta in silenzio, ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questo momento, anche da lontano, manifestando in piazza, come è accaduto ad Ancona. In primis il suo grazie va alla senatrice Ilaria Cucchi e ai senatori Ivan Scalfarotto e Matteo Verducci. Ma grazie anche a tutti quanti hanno dato voce a mio figlio, che voce più non ha. Spero non dimenticherete quanto accaduto, prosegue. La battaglia per ottenere giustizia è appena iniziata. Sarà lunga, forse difficile, ma vale la pena di essere combattuta. Un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto da una coppia in una zona di campagna di Montelabate, siamo nel Pesarese, l'area è stata messa in sicurezza e sono stati allertati gli artificieri. Vediamo il servizio di Thomas Del Bianco. Un ordigno bellico di 30 cm di lunghezza per 15 cm di diametro, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto domenica sera vicino a Viare di Puglia, nella zona di Montelabate, nella provincia di Pesaro Urbino. Si tratta di un proiettile di artiglieria che era seminterrato vicino a una zona asfaltata. Ad accorgersi dell'ordigno è stata una coppia che si trovava in quella zona ed ha compreso subito che quell'oggetto, affiorato in superficie, forse per la pioggia dei giorni scorsi, poteva essere pericoloso. Sul posto i vigili del fuoco e carabinieri di Gabicce. L'area è stata delimitata per sicurezza. Allertati gli artificieri, che nei prossimi giorni decideranno, in coordinamento con la prefettura, le modalità operative con le quali neutralizzare in sicurezza il proiettile d'artiglieria. Non è il primo ordigno che viene rinvenuto nell'area dell'entroterra pesarese situata lungo la vallata del Foglia. A dicembre del 2022 era stata fatta brillare una bomba d'aereo da 500 libre presso la cava Stroppato di Pesaro. L'ordigno era stato rinvenuto presso un'area cantieristica per i lavori di realizzazione della bretella rubinate dell'autostrada 14 presso strada del Montefeltro. La bomba, risalente anche in questo caso alla Seconda Guerra Mondiale, era in perfetto stato di conservazione, ma inerte, perché priva dei congegni di attivazione. La distruzione era avvenuta in due distinte fasi. Nella prima, gli artificieri del reggimento ferrovieri avevano trasportato l'ordigno presso la cava. Nella seconda si era provveduto al brillamento e alla distruzione in sicurezza dell'ordigno. Brutto incidente in mattinata sull'Ascolimare. Due furgoni si sono tamponati e uno dei due autisti è stato elitrasportato a Torrette. Non è escluso che a causare lo schianto sia stato l'attraversamento di due cani in carreggiata. La polizia stradale ne ha infatti sequestrati due esemplari a poca distanza
dall'uscita di Maltignano, ma sono in corso accertamenti per capire appunto se siano gli stessi visti dai testimoni. È stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere uno dei due feriti nello scontro che si è verificato poco dopo le 10 di questo lunedì lungo la superstrada Ascoli Mare. Un violento tamponamento tra due furgoni GLS che viaggiavano in direzione Monti e che hanno impattato tra Maltignano e Folignano. Ad avere la peggio, l'autista 26enne che ha tamponato il mezzo del collega che lo precedeva. Per lui si è reso necessario il trasferimento in codice rosso al Torrette di Ancona, dopo un primo trasporto in ambulanza, all'elisuperficie di Pennile di Sotto. Avrebbe riportato un trauma cranico, ma è rimasto sempre cosciente. L'altro ferito, invece, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Mazzoni, da dove è stato dimesso poco dopo. Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Ascoli Piceno, per i rilievi del sinistro e per la gestione del traffico, che è stato deviato nella zona industriale con uscita obbligatoria a Maltignano. Da una prima ricostruzione e da alcune testimonianze, l'incidente potrebbe essere stato provocato dalla presenza di alcuni animali in carreggiata. Un testimone avrebbe detto infatti di essersi fermato perché aveva visto due cani. Il conducente del primo furgone, essendosi accorto della cosa, avrebbe frenato all'improvviso, mentre il 26enne che lo seguiva non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo, andando ad impattare violentemente con l'altro autocarro. A poca distanza, gli agenti della Polstrada, guidata dal comandante Luca Iobbi, hanno poi avvistato e sequestrato due cani che erano fuggiti dal cancello di una proprietà privata. Ma è ancora da accertare se siano gli stessi che avrebbero provocato l'incidente. I due animali provvisti di microchip sono stati riconsegnati al padrone, che dovrà rispondere al momento di omessa custodia. Da mesi vengono segnalati avvistamenti di cani vaganti in superstrada, ma a detta della polizia stradale non sarebbero gli stessi. Resta dunque alta la guardia su questo fenomeno. Ed ora la protesta degli agricoltori delle Marche contro le politiche europee. Si sono ritrovati a Civitanova Marche con i loro trattori, erano circa un centinaio, a loro si sono uniti anche alcuni balneari che protestano invece per gli effetti della Bolkestein. Quali sono i motivi che hanno portato tutti gli agricoltori qui a Civitanova e in giro anche per il resto dell'Italia a protestare quest'oggi? Beh, sicuramente uno del motivo principale, che poi racchiude in sé tutti gli altri motivi della protesta, sono le politiche europee che sono state recentemente approvate, su cui si lavora comunque sia da tempo. Queste politiche purtroppo sembrano costruite apposta per far fallire proprio l'agricoltura italiana. Questo nostro grandissimo, immenso patrimonio che viene osannato in tutto il mondo ce lo stanno portando via a favore delle multinazionali. Cosa chiedete? Chiediamo che queste politiche europee siano riviste, chiediamo che le associazioni sindacali ci diano appoggio, perché ricordiamo che l'Italia è l'unico paese che non viene appoggiato dai suoi sindacati per questa battaglia, come invece vediamo bene in Germania, che anzi la protesta è partita proprio dalle sigle sindacali. Quindi gli agricoltori chiedono che i sindacati facciano il loro lavoro. Il prossimo obiettivo è portare avanti la protesta pacifica ad oltranza e nel maggior numero delle città delle Marche, cosicché la voce degli agricoltori non legate alle associazioni di categoria diventi più forte per arrivare direttamente alle istituzioni. Anche l'associazione dei balneari Civitanovesi Popolo Produttivo si è unita alla protesta. Per loro in ballo c'è la direttiva Bolkestein, che richiede una mappatura per garantire la libera concorrenza. Imprenditori dei balneari non chiedono indennizi, ma solo di valutare la mappatura esistente, che evidenzia come l'Italia abbia gran parte del territorio libero per ospitare nuove concessioni. Viviamo in un'Europa che invece salvaguardare chi lavora, chi produce, chi genera attività, innovazioni, viene svenduto. Questo è il caso dei balneari con la direttiva Bolkestein e questo è il caso degli agricoltori, che anche a loro stanno proponendo gli indennizi per metterli in condizione poi domani di lasciare le loro attività e metterle nelle mani delle multinazionali, delle lobby, così come per le spiagge e i balneari. Noi ci attendiamo quello che abbiamo sempre chiesto, e cioè di rispettare la Bolkestein nei suoi articoli. Un articolo fondamentale parla di una mappatura, e cioè se la risorsa non è scarsa non c'è motivo di andare in evidenza. Però in realtà
esiste già una mappatura che comprende sia laghi e fiumi e la percentuale scende sotto il 10%. Quindi quello che si chiede al governo è di portare avanti la vera mappatura completa così come chiede la Bolkestein. Quindi noi siamo sotto al 10%, la risorsa non è scarsa e non c'è nessun motivo per andare in evidenza pubblica. La piccola comunità di Bottega si è risvegliata quasi incredula dopo la visita del presidente Mattarella che, prima di raggiungere la Vitrifrigo Arena per inaugurare l'anno della capitale della cultura a Pesaro, ha fatto tappa proprio nella frazione di Vallefoglia. Non è un inizio settimana come tutti gli altri per la comunità di Bottega nel comune di Vallefoglia. Nel weekend c'è stata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sabato mattina ha inaugurato il Teatro Santi che potete vedere alle mie spalle prima di raggiungere Pesaro per la cerimonia inaugurale della Capitale della Cultura 2024. C'è chi ha visto il Presidente transitare in auto, chi l'ha visto più da vicino qua nel piazzale davanti al Teatro Santi, chi ancora non crede di aver visto il capo dello Stato vicino alla propria abitazione, ci sono ancora le bandiere tricolore nei terrazzi, insomma è stata una grande emozione per tutti, una giornata che nessuno qua a Bottega scorderà molto facilmente. Sì, è stata una roba bellissima, è una roba che mi sembra che non succederà mai più. Dai, siamo tutti contenti anche davanti a casa a avere Mattarella. È riuscita a vedere il Presidente? Di sfuggita perché dai, eravamo un po' lontano. Però è stato bello lo stesso. È stata una cosa, per un paesino come la Bottega è un onore, diciamo, capito? Quindi siamo tutti contenti, dai. Lei l'ha visto passare? Sì, passare qui, ero qui davanti, qui al negozio aperto, non è che sono andato giù, però abbiamo visto l'immagine, tutto quanto, a ripartire, dopo andavo giù a Pesaro, alle 11:30. L'ho visto di persona giù, appena arrivato davanti al teatro, una roba bella. È una soddisfazione per il paese e per tutti. Il paese, oltretutto il capo dello Stato è rimasto contento, è anche emozionato per la via intitolata al fratello ucciso dalla mafia. Sì, sì, per quello è stata una soddisfazione personale per lui molto. Sì. Non sono riuscita a vederlo perché io non c'ero, però è stato bravissimo come sempre. Veramente un onore. È stata contenta? Molto, grazie, sì. È riuscito a vederlo? Sì. Una bella emozione. Ero proprio davanti, sì, grazie. È stato importante per Bottega? Certo, è sempre una personalità che viene in zona, quindi dai, un paesino piccolino. E usciranno a giugno i primi bimbi diplomati a Fermo secondo l'approccio educativo Reggio Children. Andiamo a scoprire di più in questo servizio di Donatella Lappa. I bambini come veri protagonisti dell'apprendimento. È questo lo stile educativo della San Claudio Children, scuola dell'infanzia a Campiglione di Fermo, che si rifà all'approccio delle scuole di Reggio Emilia, nelle quali attraverso la cultura degli atelier come occasione di scambio, di incontro, di dialoghi e di punti di vista diversi, i piccoli alunni continuano a stupirsi e a porsi domande. Abbiamo cominciato a lavorare dal punto di vista della scelta educativa e dopodiché abbiamo cominciato a trovare gli spazi idonei, le persone che hanno voluto in qualche modo investire il loro tempo, il loro entusiasmo per poterlo realizzare, e ormai sono quasi 3 anni che insomma questa scuola si può definire veramente come una delle scuole Reggio Children. La scelta accurata dei materiali permette di creare setting di allestimenti suggestivi e stimolanti in cui si sperimenta e si crea in autonomia ed in presenza dell'insegnante che coglie la curiosità dei bimbi e fa ricerca continua per offrire nuove conoscenze ponendo sempre in primo piano l'aspetto inclusivo che dà ampie possibilità a tutti gli alunni con e senza disabilità. I bambini possono fare ricerca autonomamente, possono sperimentare in autonomia. Naturalmente in ogni atelier è sempre presente la figura dell'adulto, perché comunque l'adulto è lì per sorvegliare, ma soprattutto per lanciare qualche stimolo, ma non per trovare mai la soluzione. Soluzione che viene trovata da loro in autonomia attraverso i materiali e lo scambio soprattutto tra i pari. Il digitale è strettamente connesso a tutti gli atelier, come anche la presenza di libri in ogni spazio di apprendimento che fanno spesso da sfondo integratore. Noi ci siamo messe in gioco fin da subito, abbiamo partecipato a diversi corsi di formazione direttamente a Reggio Emilia e questo continuiamo a farlo ogni anno.
E quest'anno, per esempio, sono partite già a novembre 3 colleghe e adesso noi partiremo per iniziare una formazione di continuità con le insegnanti della scuola primaria. E abbiamo cercato anche di creare relazione nel territorio con le insegnanti del nido ed è partita, grazie al supporto dell'ambito territoriale di Fermo, del comune di Fermo, una formazione condivisa con il nido comunale Santoro. E ogni mese ci ritroviamo noi insegnanti della scuola dell'infanzia San Claudio, le educatrici del nido comunale, per fare un percorso condiviso su quelli che sono gli allestimenti che mettiamo in essere qui nella nostra scuola, piuttosto che il pensiero pedagogico che c'è dietro a ogni atelier che viene allestito. E quindi questa formazione ci permetterà dopo di mettere in campo un percorso di continuità più strutturato, più consapevole. E non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo solo per qualche istante e poi la pagina sportiva.